Grazie a tutti, è la prima volta che parlo da qui, quindi spero di non incartarmi troppo. Bene, ad Arzenato abbiamo una situazione simile a quella che accennava Stefano prima di Castenaso, quindi io sono stato eletto nel 2009 dopo aver fatto le primarie già allora. La, diciamo così, frattura, comunque i postumi di quella sorpresa per molti, soprattutto notabili di partito, non è mai stata elaborata e quindi diciamo che fin da subito avevo la consapevolezza che 5 anni dopo, comunque fosse andata, avremmo fatto le primarie. Così è stato, anche perché io purtroppo, o per fortuna, ho un modo di governare che cerca poco la mediazione rispetto agli interessi di quella corrente piuttosto che quell'altra, cerco di guardare nel merito le cose e soprattutto il merito delle persone. Quindi mi sono fatto una giunta come ritenevo opportuno fare. Abbiamo ottenuto, credo, dei buoni risultati, non entro nel merito anche perché vi annoierei e basta, però nonostante questo abbiamo avuto il terremoto, trombe d'aria, fortuna non ancora l'alluvione, ma ci siamo vicini. Ma al di là di questo non c'è problema, a livello di direttivo c'è stata la decisione di svolgere le primarie. Ne sono anche contento perché oggettivamente in questi 5 anni, oltre alle difficoltà dell'amministrare, che le abbiamo vissute tutti, chi da sindaco, chi da assessore, chi da consigliere, c'è stata anche una difficoltà legata proprio ai rapporti con una parte del partito, che in questi anni, progressivamente, in maniera via più accentuata, soprattutto da quando nel 2012 mi schierai apertamente per Renzi, cosa che non hanno fatto tanti sindaci a Bologna, a quel punto le delazioni, le cose dette e non dette, le chiacchierate al bar, ben oltre le possibili denunce penali, si sono ripetuti con una frequenza. Io vi dico, tanto per dare l'esempio, che oggi ho chiamato uno nel mio ufficio e ho detto: guarda, se continui a dire quelle cose lì, ho l'avvocato che ti denuncia. Quindi siamo in un clima di questo tipo qua, molto da resa dei conti. Noi cerchiamo però di stare sulle cose da fare e di cercare di essere al servizio dei nostri cittadini. Anche noi i servizi li abbiamo mantenuti, abbiamo cercato di lavorare per far sì che la nostra comunità fosse più, diciamo, nelle condizioni migliori per superare la crisi continua. Abbiamo avuto dei problemi con alcuni progetti che ce n'era prima anche Stefano, dal passante nord alle unioni dei comuni, non entro, diciamo che sono sostanzialmente in linea con le considerazioni che faceva Stefano prima, quindi non entro nel merito. Venendo a quello che stiamo facendo in questo momento, io credo che le primarie siano una bella opportunità, non siano un problema anche per me che sono un sindaco al primo, in chiusura del primo mandato, perché stiamo riuscendo a coinvolgere persone nuove, gente fresca che ha delle idee, che anche grazie al congresso che ha visto la vittoria di Matteo Renzi si sono avvicinate alla politica e possono dare un contributo, e quindi fare rete con queste persone qui credo che sia un bel valore aggiunto. Stiamo lavorando su vari piani, abbiamo aperto una pagina Facebook, Comitato per Tolomelli Sindaco 2014, che vi invito a visitare, a cliccare mi piace, così è una cosa piccola però sempre utile. Abbiamo fatto un video, un video un po' scherzoso per chi l'ha visto, che prendeva un po' così in mezzo la mia competitor che si è candidata attraverso un post su Facebook, e quindi se l'avessi fatto io sarebbe venuto tutto il mondo, l'ho fatto lei, va tutto bene, però l'abbiamo presa un po' in giro, lei si è sentita offesa e per questo ha esplicitamente detto che non farà nessun confronto con me. Ne prendo atto, me ne farò una ragione, però vabbè. D'altro canto stiamo lavorando sui banchetti, cartellonistica, serate pubbliche, eccetera, eccetera. Quello che vorrei dirvi è cosa possiamo fare insieme, perché poi alla fine le cose che interessano, credo che una delle opportunità che abbiamo qui stando insieme, oltre ad aver parlato insieme, anche capire come possiamo fare ad aiutarcelo. Una cosa si accennava prima: se avete amici, questo vale per me ma vale per ognuno di voi, che hanno
persone, conoscenti, residenti nei vari comuni, io parlo per me di Quarzerato, i riferimenti sul web sono molto chiari, abbiamo anche un blog www.andretolomelli.it, potete fornirvi nominativi, riferimenti per allargare la rete, siamo già a un bel numero di persone, siamo vicini ai 100, però io non ho paura a incrementarla, riusciamo a gestirla, quindi vi chiedo questo, vi chiedo se siete navigatori su Facebook di, appunto come dicevo prima, cliccare mi piace perché sembra niente ma fa numero ed è sempre molto utile. Avremo un paio di iniziative finali, io ve le accenno, poi dopo chi potrà partecipare, magari anche in veste di così, attore, quindi poter fare degli interventi. Noi provando a costruire un paio di iniziative per chiudere la campagna, una al 19 a Fune, una il 20 ad Argelato, per dare un po' la scossa e dopo, quindi probabilmente verrò a contattare qualcuno, insomma tutti siete invitati, però cercherò magari qualcun esperto in determinati campi con una certa visibilità per dare un po' uno slancio finale alla campagna. E poi niente, io penso che se riusciamo a trovare alcuni punti, uno, due, non dico mille, che possono essere condivisi a livello di area, a livello di candidati sindaci, a livello di zona, chiamatelo come volete, credo che sia un bel modo per dire che non stiamo insieme solo perché non siamo vicini, solo perché mi ha sostenuto Matteo Renzi nel congresso 2013, ma anche perché questo modo diverso di vedere la politica fa sì che promuoviamo e progettiamo un modo diverso di amministrare. Grazie.